Votate me, scrivete gli annunci italiani 2020, ma anche stasera sono a vostra disposizione, ma per dire cosa? Che voi vi dovete, ecco, mutare in essere candidati, ma candidati perché anche voi come me, sono certo, volete che Vagoli, Monte di Procida, Pozzuoli, ma l'intera provincia di Napoli, ecco, possa continuare nell'azione di buon governo fatta e portata avanti dal presidente Caldoro, che merita di essere riconfermato. D'altronde, per chi come me ha un lungo corso politico, io tanti anni fa, anche io una volta ho perso, domenica, sono stato in consiglio comunale, ho fatto opposizione, mica sono andato via, anzi, ma mai un'opposizione contro, sempre un'opposizione a favore di un progetto, di un'idea, anzi, laddove il sindaco commetteva qualche errore, e se ne possono commettere perché nessuno è perfetto, da parte mia non è mai mancato il suggerimento, il supporto, tant'è che poi nella consigliatura successiva ho vinto. Allora e tra De Luca, che oltre a, diciamo, ad aver fatto il sindaco di Salerno, e poi le valutazioni saranno successive, perché vi invito a leggere la relazione dei revisori dei conti dell'ultimo consuntivo del 2014 approvato, il comune di Salerno è sull'orla di un dissesto economico, cioè in effetti è gravato di debiti, cioè ha speso più di quanto aveva in cassa, e questo è di quanto più nocivo si possa rendere alla cosa pubblica. Confitto nel 2010 non è restato in consiglio regionale come era suo dovere di rappresentare i cittadini che l'avevano votato e di continuare la sua azione. Allora su questo io veramente vi ringrazio per questa straordinaria prova di affettuosità che mi avete dato, vi ringrazio tutti singolarmente, un abbraccio, fate tanto per noi, per la lista di Forza Italia, per il presidente Caldoro, noi da parte nostra cercheremo di rendere nel prossimo consiglio regionale al meglio, ma sicuramente per far sì che i problemi della nostra realtà possano essere affrontati e ci auguriamo anche risolti. Buon proseguimento.